aceto, vino, sale, pepe, origano, prezzemolo, sedano. Ecco, questo balsamo meriterà la forza delle stanche membra offese da tanti giganti crudeli che mi hanno colpito. Così Don Chisciotte preparò il fritto di fiera brasse che avrebbe dovuto riparare tutte le sue ferite, anche quelle dell'anima. A quel punto gli rimaneva solo una cosa: berlo, berlo il balsamo. Bisogna berlo. Lo beviamo, sai ciò vuole essere? No, grazie, non è. Gli aveva fatto davvero bene, sentì tutte le forze ritornarti. Oh, Sancho, tu lo vuoi assaggiare? No, no, ma padrone, io non lo assaggerei. No, Sancho, vieni assaggiarlo. Va bene, padrone. Ma l'effetto su Sancho fu tale che non possiamo raccontarvelo. E a quel punto, Don Chisciotte con Sancho, ormai guariti dal loro balsamo miracoloso, abbandonarono la locanda. Peccato che bisognava pagare il conto. Don Chisciotte non ci pensavo perché i cavalieri non pagano, sono ospitati. Ma il locandiere non era affatto d'accordo. E così, mentre Don Chisciotte, umiliato per le pretese eccessive del locandiere, si allontanava, fu Sancho a pagare. Come? In questo modo fu afferrato e lanciato in aria, afferrato e lanciato in aria, tante, tante volte, finché stremato. Sancho cadde per terra. Oh, era stato davvero un colto molto salato. E così ritornarono sulla strada dell'avventura.